Buonasera a tutti, siamo qui con la dottoressa Manuela Zinna. Qual è la procedura per partecipare ai bandi nel comune di Palermo? La procedura per la partecipazione all'assegnazione dei bandi per beni confiscati si trova online sul comune di Palermo e prevede sostanzialmente quattro distinte fasi. La prima fase è la registrazione al sito per ottenere le credenziali per accedere alla lista dei beni confiscati. Una seconda fase che prevede invece l'invio della documentazione atta a dimostrare la presenza dei requisiti formali richiesti, una terza fase che è la presentazione del progetto, quindi la fase più importante, e la quarta e conclusiva fase che è invece la valutazione da parte di una commissione di gara per l'attribuzione dei punteggi. Quali sono i criteri di valutazione utilizzati dalla commissione di gara? I criteri di valutazione previsti dal Comune di Palermo negli ultimi bandi pubblici sono tre. Innanzitutto viene richiesta la qualità del progetto. Cosa si intende per qualità? Cioè la presenza di alcuni requisiti che siano conformi al bene confiscato. In particolar modo, tale progetto deve presentare il nome, il titolare del responsabile del progetto, il piano del progetto e gli obiettivi che lo stesso intende conseguire. Il secondo requisito è la sostenibilità economico-finanziaria del progetto stesso, quindi un rapporto temporale ed economico delle risorse impiegate, e quindi verificare se il progetto è di per sé efficiente ed efficace. E infine la coerenza tra il progetto presentato e la tipologia del bene confiscato. Ovviamente deve essere un progetto pertinente che preferibilmente deve presentare l'interdisciplinarità dei vari soggetti che fanno parte della cooperativa sociale o dell'ente o dell'associazione che partecipano al bando stesso, onde essere il più rispondente alle finalità previste dal bando stesso. Considerato il significato culturale e sociale della fruizione dei beni sottratti alle attività illecite, non sarebbe opportuno semplificare le procedure per ottenere più rapidamente il loro utilizzo a beneficio della collettività? Di fatto già questo è avvenuto con l'introduzione della legge 109 del 96, che appunto tra i pregi ha quello di aver snellito la procedura di assegnazione e le tempistiche dell'assegnazione dei beni confiscati. Oltre ad aver individuato anche finalmente un unico interlocutore, ovvero l'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati. Quindi oltretutto la richiesta e il rispetto delle procedure amministrative ha anche un riscontro, un lato positivo, perché permette di garantire al meglio la tutela dei soggetti che vi partecipano e lo fa appunto mediante l'individuazione di alcuni criteri come abbiamo elencato poc'anzi. Ringraziamo la dottoressa Zinna per averci concesso questa intervista. Grazie, alla prossima. Grazie a voi, alla prossima.